L'ora esatta è offerta da... Il nostro desiderio più grande? La felicità dei clienti. Cascina la Presidenta, vendita diretta, carni di qualità. Con passione alleviamo il bestiame nell'azienda di famiglia, mentre nei nostri laboratori esperti macellai preparano tutti i tipi di carne. Cascina la Presidenta per riscoprire profumi e sapori, tipicità e specialità come gli agnolotti fatti con antica ricetta. Cascina la Presidenta, vendita diretta a carni in Valle San Bartolomeo ad Alessandria. E per Natale, cesti personalizzati di regalo e pensieri di gran gusto. Ben ritrovati con la nostra informazione in apertura di telegiornale Due buone notizie per il mondo occupazionale alessandrino. Il gruppo Michelin e la Gualapac hanno trovato un'intesa per scongiurare una serie di esuberi. Sentiamo. Salvi i posti di lavoro. È tornato il sereno nel cielo sopra gli stabilimenti della multinazionale Michelin, uno si trova a Spinetta Marengo e sopra quelli della Gualapac di Castellazzo Bormida. Nel primo caso è stato infatti raggiunto l'accordo tra aziende e sindacati sul piano strategico della Michelin. Scongiurati i 570 esuberi annunciati, 400 riguardavano solo lo stabilimento di Fossano nel Cuneese che sarà comunque chiuso. Nello specifico 362 lavoratori saranno ricollocati negli altri Siti della multinazionale della Gomma, Fossano, Torino Stura, Tribano e Spinetta Marengo. In quest'ultima sede arriveranno 15 persone delle cedenti. Con l'accordo sottoscritto, Michelin Italia si impegna, tra l'altro, ad investire negli stabilimenti italiani 180 milioni di euro. Soddisfatta, da un lato, la multinazionale per il raggiungimento dell'accordo che permette a Michelin di migliorare la sua competitività, di consolidare la propria presenza in Italia e, in particolare, in Piemonte, è positiva ha anche il giudizio dei sindacati. L'altra avvertenza, quella relativa alla Gualapac, ha visto invece evitare i possibili 60 esuberi sui 300 dipendenti totali dello stabilimento di Castellazzo Bormida. Durante la conferenza stampa convocata nella sede della CGL di Alessandria si è parlato di un buon accordo che, come riferito dai sindacati, prevede l'uscita di un massimo di 25 persone su base volontaria. Per tutto il 2016 verrà attivato il contratto di solidarietà con una contrazione Massima del 30% delle ore per i circa 200 lavoratori del reparto produttivo CIRPAC. Questo per venire incontro al momento di difficoltà dell'azienda che si è impegnata ad investire 5 milioni di euro per sviluppare nuove linee produttive. E nonostante queste buone notizie che per fortuna arrivano, la crisi economica tocca a tutti. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e l'Università hanno organizzato un convegno sul tema con illustri relatori. Al dibattito c'era anche l'ex ministro Giorgio Lamalfa, ma sentiamo De De Vinci. Nella sua sede a Palatio Vetus la Fondazione Cassa di risparmio di Alessandria ha organizzato un convegno chiamato Crisi cicliche, crisi strutturali, quale è il ruolo dello Stato? È stato organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell'Università del Piemonte Orientale. Tema principale quindi la grande crisi economica che stiamo attraversando e che porta con sé un livello di disoccupazione che non si riesce a far calare. L'introduzione al pomeriggio di studio e lavoro è stata del presidente della Fondazione Cral Pierangelo Taverna. Tra i relatori è anche Giorgio Lamalfa, professore ordinario di politica economica ma già ministro del bilancio e poi ministro per le politiche comunitarie. Sono seguite le relazioni di Terenzio Cozzi, professore emerito di economia politica, Gabriele Barbaresco, direttore ricerche e studi SPA del gruppo Medio Banca e poi ancora dei professori ordinari di sociologia e di politica economica, Guido Ortona e Maria Luisa Bianco. Il convegno nasce dalla preoccupazione per una depressione economica che continua, anche se c'è qualche segno di, di miglioramento. L'Italia sono dieci anni che non cresce più. E la disoccupazione è aumentata, noi avevamo un tasso di disoccupazione a metà degli anni, al 2006-2007, del 6%, oggi è il 13%. Questo è il problema più importante per l'Europa e per l'Italia, cioè il futuro dell'occupazione, il lavoro dei giovani. Sfortunatamente queste, questa preoccupazione si scontra con la filosofia europea, cioè con le regole dell'Europa che prevedono che prima de, di occuparsi del, dell'occupazione dei giovani e così via bisogna tenere in ordine il bilancio pubblico, il bilancio pubblico, il pareggio del bilancio. Risanamento, austerità, la mia opinione è che sbaglia l'Europa e bisognerebbe avere il coraggio di forzare questo. Siamo un gruppo di studiosi dell'Università di Torino e del Piemonte Orientale che da ormai quasi due anni. Stiamo ragionando intorno a proposte di politica economica che possano far uscire il Paese dalla crisi. E abbiamo pensato di fare eh, una complessa ricerca per rilevare le. Eh, gli atteggiamenti degli italiani nei confronti della nostra proposta di far assumere un grandissimo numero di giovani laureati nella pubblica amministrazione, visto che l'amministrazione pubblica in Italia non è affatto pretorica, ma è assolutamente sottodimensionata rispetto a tutti gli altri paesi europei ed è inefficiente. Non perché i dipendenti pubblici siano dei fannulloni, ma perché sono pochissimi in Italia e sono anche molto poco scolarizzati. Avete sentito nell'ordine Giorgio Lamalfa e Maria Luisa Bianco, rispettivamente professori ordinari di politica economica e di sociologia. Cambiamo argomento, ingaggiava fotomodelle per una ditta milanese all'oscuro di questa iniziativa, assolto per mancanza di prove è un cinquantenne alessandrino, Emma Camagna. Quando al titolare di una ditta milanese per il commercio di indumenti intimi arrivarono richieste di informazioni sulla selezione di modelle per promuovere le proprie collezioni, si stupì e incaricò la polizia postale di indagare per capire a chi era intestato l'account di posta elettronica attraverso il quale avveniva la ricerca di personale su internet. Fu identificato Angelo Calà, 50 anni Valmadonna, incriminato per sostituzione di personale. Persona. Per l'accusa millantava di agire per la ditta milanese offrendo ingaggi da fotomodella, ma chiedeva fotografie ben dettagliate su alcune parti del corpo. Forse un eccesso di dettaglio lo tradì. Qualcuna, forse sospettosa, telefonò alla ditta. Calà è finito nei guai. Processato in tribunale, dove si è presentato, difeso da Maurizio Chiarito, è stato assolto. Per la condanna si è pronunciato il PM, mancando la prova certa sulla effettiva corrispondenza fra l'imputato e colui che aveva attivato l'account di posta elettronica. Nel servizio di Bruno Mattana, gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell'ospedale e delle terme di Acqui: Ospedale e Terme. Sono due problemi acquesi di grande attualità. Partiamo dall'ospedale. Durante una recente seduta del Consiglio regionale, il consigliere Walter Otria del PD ha presentato un'interrogazione a risposta immediata sull'integrazione del presidio ospedaliero di Aquiterme e l'ospedale di Alessandria, prevista dal piano aziendale della SL Alessandria, approvato dalla Giunta regionale il 28 settembre scorso. Considerando che il percorso necessario ad ottenere l'integrazione sembrerebbe procedere con non poche difficoltà, dettate anche da una scarsa comunicazione e collaborazione delle direzioni generali ASL e ASO, interviene oltria, ho ritenuto necessario interrogare la Giunta per sapere quali azioni intenda mettere in atto per assicurare in tempi certi l'integrazione per permettere il recepimento delle indicazioni contenute nel piano aziendale ASL Alessandria. Nelle scorse settimane i sindaci dei comuni del bacino di utenza dell'Ospedale di Acqui hanno sottoscritto un documento dove richiedono un impegno da parte della direzione aziendale in tre ambiti nella definizione dei protocolli operativi in tempi certi che l'ospedale di riferimento per ogni patologia sia quello di Alessandria, andando così ad escludere senza ambiguità Novi Ligure e Casale Monferrato, evitando ripetersi di quanto avvenuto dopo la chiusura del punto nascite nel 2014 e che ci sia una comunicazione costante ed efficace alla cittadinanza sui servizi e sulle reperibilità. L'attuale incertezza nei rapporti con ASO rende ancora più problematica la già difficile applicazione della riorganizzazione della rete ospedaliera, in particolare per l'ospedale di Acqui, dove alcuni servizi essenziali, quali ad esempio cardiologia, saranno rivisti e necessiteranno di una struttura complessa di riferimento, commenta Otria. L'assessore regionale competente ha risposto all'interrogazione del consigliere Acquese in termini coerenti con la richiesta avanzata. La Giunta ha preso atto dell'atto aziendale ha inserito dei migliorativi nello stesso, recepiti solo la scorsa dei direttori di aso e asl l'integrazione nel territorio della provincia di alessandria al termine fissato nel 2016 ma attraverso l'adozione di alcune regole di comportamento la direzione regionale potrà monitorare con più attenzione l'attuazione del piano aziendale conclude saitta con l'obiettivo di anticipare fortemente il processo di integrazione e superare i problemi organizzativi e veniamo al problema delle terme dopo l'assenza di quelli che parevano i risolutori ora la partita delle terme è ancora tutta nelle mani degli svizzeri la la regione e la collegata Fin Piemonte, proprietaria di maggioranza della società, hanno deciso di concedere ancora qualche tempo alla Saud di Meride perché dimostri con i fatti di voler procedere all'acquisizione della maggioranza dell'81,1% delle quote, versando entro tempi relativamente brevi il 10% dei 16,4 milioni di euro con i quali si erano giudicati l'affare. A me interessa solo il futuro delle terme, dice il sindaco Enrico Bertero. Sono circa 10.000 gli interventi di soccorso effettuati quest'anno dai Vigili del Fuoco di Alessandria che oggi festeggiano la loro protettrice, Santa Barbara. Sentiamo Franco Capone. Si è appena conclusa all'interno della caserma dei Vigili del Fuoco di Alessandria la cerimonia per la Santa Patrona Santa Barbara, una cerimonia sobria ma solenne alla quale hanno preso parte le massime autorità civili, religiose e militari ed è iniziata con l'alza bandiera ed è poi proseguita nel piazzale del Comando Provinciale con la deposizione della corona di alloro al allo monumento che ricorda la Santa Protettrice e le vittime. Subito dopo Monsignor Guido Gallese ha letto la preghiera del Vigile del Fuoco ed ha benedetto la corona deposta ai piedi del monumento. Una festa che oltre a voler essere un ricordo a quanti hanno perso la vita durante il servizio, e oggi per noi è una giornata importante, una giornata che ci ricorda il nostro ruolo fondamentalmente mirato al soccorso tecnico, alla prevenzione e quindi un giorno che oggi ci permette di salutare tutti coloro che... Ci apprezzano, ci stimano, un ricordo anche ai caduti e un, un ringraziamento a tutti coloro che permettono di raggiungere questi risultati in un giorno importante della nostra santa patrona che è Santa Barbara. Sono i numeri a dare un significato all'attività svolta dai Vigili del Fuoco Alessandrini: 3937 richieste per soccorsi vari, 1324 interventi per incendio, 513 per soccorso a persona. 336 per incidenti stradali e come se non bastasse, il comando di Alessandria ha sempre partecipato al soccorso di persone e di città colpite sia dall'alluvione che che dal terremoto e tra queste la popolazione del Nepal su richiesta dell'ONU e dell'UNESCO e del consolato Italiano. Subito dopo, il Vescovo, dopo aver incontrato le autorità locali, ha celebrato nella Cappella del Comando la messa al campo per la protezione dei vigili del fuoco e di suffragio di quanti hanno dato la vita per salvare quella degli altri. Avete sentito Mariano Guarnera, comandante dei vigili del fuoco della provincia di Alessandria. Anche la provincia d'Alessandria a proposito ha il suo bernacca per le festività natalizie. I tre minuti con Maurizio Silvestri. Allora oggi i tre minuti li dedichiamo a Ovad, ma soprattutto li dedichiamo al tempo che ci aspetterà durante le feste natalizie. E ho qui con me Nicola che è un meteorologo. Sì, buongiorno a tutti. Allora, Nicola, io me ne approfitto per chiedere a te come saranno le feste natalizie. Allora... Le feste nataliste, prima di arrivare alle feste nataliste, vi dico che la situazione del tempo sarà almeno così nebbiosa su pianura piemontese, lombardo, veneta, Emilia-Romagna e buona parte della dorsale fino almeno all'immacolata. Ovviamente, un po' di neve sulle Alpi arriverà perché, perché arriverà questa neve sulle Alpi? Perché arrivano dei fronti a nord dell'arco alpino che lasciano intravedere un po' di neve solo sull'arcalpino centro-occidentale con neve intorno ai 1200-1300 metri. Quindi, Quindi tu mi dici che a Natale noi neve non abbiamo. No, no, attenzione, a Natale ci arriviamo pian piano. Eh, ecco. Una situazione che poi vede l'arrivo di correnti più fredde e perturbate proprio da Santa Lucia, mm. quando il vortice polare stratosferico, cioè la stratosfera, cioè quel, quel sacchetto d'aria fredda che adesso si è ancora raffreddato, pian pianino un riscaldamento, perché avvenga una versione fredda ci vuole proprio un riscaldamento, c'è cioè un warming in stratosfera. Arriveremo a computare il rischio a neve tra il 15 e il 18, sempre secondo il modello americano, perché noi avremo, abbiamo vari modelli che ci indicano. La, le previsioni del tempo il modello gem ci diceva che stamattina faceva brutto secondo il alle 6 tra il 10 e il 15 il modello americano ci dice invece che dovrebbe peggiorare tra 15 e 18 con rischio di nevicate ovviamente in questo lasso di tempo massime e minime stazionarie umidità sempre sui valori alti come si può vincere dall'immagine alla mia spalle con la nebbia e ventilazione debole e variabile per rimettere tutto buon proseguimento di giornata maggiori dettagli sempre su facebook ma chi era bernaca nessuno <ride> all'indirizzo a meteorologo Gastaldo. Arrivederci e grazie a tutti. Nicola, grazie. Allora facciamo gli auguri al nostro pubblico sì. e speriamo in una bella nevicata. Per Natale. Buon Natale e felice 2016. Grazie, grazie Nicola e con voi ci vediamo i prossimi tre minuti. Grazie. Natale anche a Novi Ligure. Preparativi in corso, Enrico Maria. Anche quest'anno torna Natale a Novi Ligure. La lunga serie di iniziative che animerà la città durante le festività. Tra le attrazioni confermata la pista su ghiaccio in funzione dal 2 dicembre al 3 febbraio in Corso Marengo nell'ex piazzale delle Corriere. Nei fine settimana sarà nuovamente presente il trenino turistico per le vie del centro, che amplierà il tragitto fino a Via Raggio, dove sarà creata una seconda stazione oltre a quella di Piazza delle Piane e dove verranno offerte ai bambini focaccia novese e frittelle. Dal 2 dicembre al 10 gennaio, l'area di Viale Saffi all'angolo di via Garibaldi ospiterà un piccolo treno su rotaia con percorso illuminato. Sarà presente anche la casetta di Babbo Natale, dove i bimbi potranno portare la loro letterina ed imbucarla. In largo Valentina ci si potrà fotografare con Babbo Natale e la sua slitta scenografica. Via Roma invece si trasformerà nella Via dei Presepi: sette vetrine di attività commerciali ospiteranno altrettanti presepi artistici realizzati dall'associazione Arquator Presepi di Arquata. Grazie alla disponibilità del gruppo Volontari Torniella Viva di Castelletto d'Orba si è potuto realizzare nel cortile di Palazzo delle Piane un presepe con figure ad altezza naturale create da pittori locali. L'allestimento avrà anche alcune opere di Emanuele Luzzati. Fino all'8 dicembre inoltre si può visitare la mostra I presepi nel mondo, allestita nei locali ex Mariposa dal gruppo volontariato vincenziano. Veniamo a sabato 12 dicembre, in corso Marengo e sotto i portici verrà allestita. La Torre di Carta, fiera mercato del libro e dell'illustrazione. Numerosi poi gli eventi culturali. Sabato 5 dicembre la premiazione del concorso Novi Poesia. Sabato 12 dicembre il teatro di base Tealtro propone il classico natalizio Gelindo. Venerdì 18 concerto di Natale della locale novese nella Basilica della Maddalena e poi tre serate musicali nell'auditorium Dolci Terre di Novi. Domenica 20 concerto Christmas Night, mercoledì 23 concerto del corpo musicale Romualdo Marenco e lunedì 28 concerto di fine anno con l'Orchestra Classica di Alessandria diretta da Maurizio Billy. La maratonetta alessandrina Valeria Strano ha incontrato alla scuola Antonio Cardile di Alessandria i futuri agenti della Polizia di Stato, poi un pensiero alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ci racconta tutto Franco Capone. La campionessa di maratona Valeria Astraneo ha incontrato nell'aula magna della scuola Antonio Cardile di Alessandria i 348 allievi che frequentano il 195 corso di perfezionamento. Dopo il saluto del direttore dell'istituto di polizia Bruno Di Rienzo, la campionessa ha presentato la sua insegnante e preparatrice atletica Beatrice Brossa. Dopo ha raccontato la sua storia di donna, di mamma e di atleta. Ironica ma simpatica, mandrogna di razza. Valeria Strano si è intrattenuto con i futuri poliziotti in uno scambio di domande e risposte, persino i suoi mal di pancia ha raccontato, come quello che gli era successo mentre correva il mondiale nel 2013. Passo dopo passo, ha raccontato la maratonita, pensavo solo ad arrivare per andare in bagno. Poi un lungo applauso quando ha raccontato il suo primo argento mondiale vinto a 37 anni. Ed ora si prepara e sogna di festeggiare i suoi 40 anni partecipando alle Olimpiadi di Rio de Janeiro con una bella medaglia. Le Olimpiadi di Rio, sì, io non ho ancora la certezza matematica di andarci perché devo ancora fare una maratona prima dei giochi che me lo richiede la Federazione Internazionale. In quanto nel 2015 per vari infortuni sono dovuta rimanere ferma e quindi adesso mi serve un minimo per poter accedere anche ai Giochi Olimpici. E probabilmente. Penso, penso di fare questa maratona a, a marzo in, in Giappone eh, perché ho ripreso veramente da pochissimo e fino alla settimana scorsa avevo ancora male al piede, adesso sembra vado molto meglio quindi eh, prossima settimana sarò ad una tirregna e spero di poter proseguire, anzi cominciare da lì. Con quale spirito ti stai preparando? E eh beh, ho tantissima voglia di, di poter dire la mia di nuovo, di tornare, perché sono ferma da tantissimo, purtroppo la, questo infortunio non mi ha permesso di partecipare ai mondiali di Pechino, mi è spiaciuto tantissimo vederli lì dal divano e quindi sicuramente ho voglia di, di rimettermi in gioco. In bocca al lupo. Grazie. La corale Novi incanto di Novi Ligure va in trasferta in Umbria. L'appuntamento è per domani sera, 5 dicembre, nel complesso templare di San Bevignate, in provincia di Perugia. Ospiti del coro Santo Spirito Volumnia, gli interpreti del concerto si esibiranno a partire dalle 21 e l'ingresso è libero. Tra poco la pagina sportiva, curata oggi da Franco Capone, e poi Meteo e notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.